Leo Pepe, poesie d'altri tempi, componimenti medianici ricevuti tramite Maria Teresa Galvagno, a cura di Massimo Giuliani. Introduzione. Leo Pepe, di e di nato a il. Che cosa può importare che lo sappiate o non? Che cosa può mutare nei nostri reciproci sentimenti? Forse che voi mi amereste di più rivelandovi che mia madre si chiamava Enrichetta Giusti? Oppure se vi confessassi di avere sospirato invano per molte fanciulle, ripiegando raramente sui favori prezzolati di pochissime, se la vi. In tal modo doveva svolgersi per me e in tale modo doveva concludersi, lasciandomi solo in un marasma di sensi di colpa e di rimpianti, per le persone care perdute, per le parole non dette, per troppo pudore, per gli ideali ai quali non seppi rinunciare. Ora non più di tutto questo. Sto per abbandonare questo piano. Sono in procinto di salire, di conquistare un grado più alto del sentire, avulso da tanti fantasmi inutili che gran dolore mi hanno arrecato. In vita, la proprietà di linguaggio fu la principale caratteristica dei miei successi come educatore. Iniziai la mia carriera in qualità di insegnante supplente in un vecchio ginnasio gestito da un ordine religioso, un severo grigio edificio strutturalmente molto decadente a causa della povertà del suddetto ordine, così almeno sosteneva il rettore. Ed io, pur molto giovine al tempo e poco smaliziato, mi domandavo come non si potesse rintonacare le aule indecentemente scrostate e sostituire i lavandini che stillavano pozzi d'acqua come laghi, stando alle pesanti rette che puntualmente venivano inghiottite dalla vorace cassaforte occultata da un dipinto a parete e raffigurante una discutibilissima natività che, a onor del vero, aveva profondamente ferito il mio senso estetico sin dal primo sguardo. Per ben 5 anni avevo eroicamente resistito al risibile stipendio, oltre che all'inclemenza del tempo di quella città del settentrione, finché la provvida vincita di un concorso mi aveva miracolosamente riportato vicino a casa, fra le ubertose, dolci colline della mia fanciullezza, ciò che mi permise di rendere visita a mia madre con una certa frequenza, occupandomi della sua salute, che andava deteriorandosi rapidamente, nonché delle faccende di alcune nostre proprietà, lasciate oramai da tempo alla cura di estranei non propriamente onesti. Amati fratelli, prossimo finalmente a passare a uno stato diverso, più sottile e più purificato, mi congedo da voi benedicendovi, ma con la promessa di tornare, allorché più ricco sarò di saggezza, se naturalmente niente si opporrà al mio ritorno. Leo Pepe. Noi possiamo essere una generosa fonte, ma soltanto per coloro che sono in grado di socchiudere le labbra. Non tentate voi di sforzare bocche sigillate per ignoranza, per comodità o per indifferenza. Perdereste il vostro tempo. Leo Pepe. Il passero. Ho visto un passero cadere giù. Era al suo primo volo gioioso. Voleva andar nell'azzurro lassù, nel cielo chiaro or tenebroso.
tenera l'ala che si librava, fendendo il vento nell'avventura. Sopra un ramo sua madre incitava: «Su, vola, vola, senza paura!» T'inebriasti con garrulo strido, nel dorato mattino di maggio, salutasti il caldo tuo nido, radunando baldanza e coraggio. «Son padrone del mondo», pensasti, «il cuor pieno di sogni nascenti, ma verso il terreno piombasti, in balia, frustato dai venti. E nel vento oscillasti tapino, schiantandoti poi sopra il suolo. Tua madre, correndo vicino, lanciò alto un lamento di duolo. «O povero passero indomito, somiglia ad un povero cuore, un povero cuore di uomo, che sogna, che spera, che muore». Leo Pepe.